Nella puntata di questa settimana di Tra le righe incontro con l'autore parliamo di danza, lo facciamo attraverso un libro. È Fatà editrice, intitolato L'amore sponsale, un amore che danza, firmato da Giuliva Di Berardino, che dopo aver vissuto alcuni anni in Francia insegna danza di lode e di adorazione ed è consacrata nell'Ordo Virginum della diocesi di Verona ed è in collegamento Skype, con noi. Ciao Giuliva, benvenuta. Ciao, ciao, ciao a tutti. Allora, prima domanda, che è anche un po' una curiosità, perché la danza è considerata il canto del corpo? Perché la danza è l'arte per mezzo della quale l'uomo esprime tutto ciò che porta dentro di sé e quello che porta dentro di sé è anche la relazione col cosmo, col creato. Quindi il canto è la realtà più intima, no? Che noi abbiamo e l'espressione del corpo, questo canto che si fa corpo è proprio la danza, l'arte della danza. Ecco, ti ho presentato dicendo che dopo alcuni anni in Francia, oggi appunto vivi in Italia, insegni danza di lode e di adorazione. Ci spieghi che cosa si intende, che cos'è la danza di lode e di adorazione? La danza di lode è innanzitutto la preghiera del corpo, quindi una preghiera che coinvolge tutta la persona ed è una danza che scaturisce proprio grazie alla lode, cioè a questa preghiera che ogni uomo ha nel cuore di esaltazione di Dio per l'opera sua grandiosa di intervento nella propria vita. La lode scaturisce sempre dopo un tempo di prova, di forte prova, e l'uomo, quando esce fuori da una prova, ha proprio il bisogno di esprimere questa gioia, no? Questa conquista della vita nuova, no? Che viene raggiunta. E questo grazie all'intervento di Dio. La danza di lode è proprio questa espressione della vittoria di Dio sulla malattia, sul peccato, sul limite dell'uomo. Ecco, leggo nella presentazione che la danza ha avuto sempre un aspetto religioso perché per propria natura dice più di quanto il corpo possa dire e in un certo modo porta l'uomo verso un trascendimento della propria finezza storica. Il fatto che alla danza fosse, ecco, in qualche modo associato una qualche religiosità, forse non l'abbiamo mai considerato, diciamo noi comuni mortali. Sì, in effetti questa manifestazione danzata, è la prima poi che l'uomo ha messo in atto, no? Per onorare Dio, per venerare Dio. Il problema è che delle volte questa danza è diventata anche un'esaltazione, un'accentrazione dell'uomo, no? E invece dell'onore a Dio. Però ecco, come origine della danza, la danza è un atto rituale e tanti popoli nella terra hanno questo aspetto, no, di venerazione di Dio, della divinità attraverso il corpo, attraverso la manifestazione della gioia che Dio mette nel cuore. Ecco, nel nostro cristianesimo è vero, non è stato così accentuato, anzi è stato eliminato dal culto ufficiale. Proprio perché c'è questa ambiguità che il corpo si porta dietro, no? Del chiaroscuro, ecco, che il corpo porta in sé e con tutte le sue manifestazioni, e quindi evidentemente è stata fatta una scelta di così passare in secondo piano questo tipo di linguaggio, ma in realtà è il primo dell'umanità, anzi è quello più spirituale, se noi possiamo vedere il corpo come il luogo in cui Dio si manifesta. Ecco, il cristianesimo è proprio questo, no? Un Dio che diventa carne, che prende un corpo come ciascuno di noi, quindi anche Dio può danzare. Perché ha preso i nostri limiti, no? Le nostre morti e ha vinto su questo.
Chiunque danza avverte che la danza è relazione, anche quando pensiamo di danzare da soli. È così, quindi. Esatto, sì. La danza è sempre un linguaggio di relazione. Quando diventa un linguaggio intimo, anche quando noi lo identifichiamo come un linguaggio intimo, in realtà è un linguaggio di relazione, perché è espressione del corpo e il corpo è relazione, è centro di relazione. Allora, se noi impariamo a vedere il corpo così, anche la danza che si fa per onorare Dio come atto di culto non ci spaventa più, perché in realtà nella danza siamo in piena relazione con l'universo, col cosmo, col creato, con l'altro, con se stessi, con Dio, e quindi diventa veramente una preghiera completa, piena, partecipata non soltanto con i sensi o qualcosa che può essere astratto, ma con tutto noi stessi, con la nostra concretezza, anche col nostro limite. C'è un capitolo intitolato Dio danza. Non credo sia, come dire, un interrogativo, ma è proprio un'affermazione. In che senso Dio danza, Giuliva? Certo, è un'affermazione che si trova nella Bibbia. È Dio stesso che danza, ce lo dicono i profeti, è un testo profetico questo, perché la danza è proprio l'espressione, anche nella cultura ebraica, giudaica, ma in tutte le culture dell'umanità, è l'espressione dell'unione sponsale, no? Del matrimonio, quindi della massima felicità, dell'incontro, della relazione tra l'uomo e la donna, no? Questa opera di unità, di unione. E in questo c'è il senso della sponsalità, no? Quando Dio sposa il popolo. Allora questa affermazione, Dio danza, è la concretizzazione di questo evento dell'amore tra Dio e il popolo che si realizzerà. In realtà per i cristiani si è realizzato nella croce di Cristo, quindi nel dono della vita, del corpo di Cristo per noi, ma per tutti, anche per i cristiani stessi, anche quando Cristo tornerà, no? Quando la sposa, che è la Chiesa, potrà raggiungere il suo sposo, unirsi a lui. E questa è la più grande danza, della nostra fede, no? Per cui i profeti già avevano intuito che Dio, danza per il suo popolo, e danza in vista dell'unione sponsale e di questa unità che lui e il popolo hanno nell'alleanza. Quindi nell'alleanza tra Dio e il popolo c'è la danza. Noi abbiamo sempre visto la legge, in realtà la legge sono passi di danza, è proprio la modalità con cui Dio sposa il suo popolo, per questo Dio danza. Anche Dio è relazione, anche Dio ha in sé la relazione e la vuole esternare, la vive con il suo popolo. Giuliva, tu sei anche pedagogista del movimento liturgista, appunto come dicevo in apertura presentandoti, insegni danza di lode e di adorazione. Una domanda un po' più, come dire, personale. Quali sono le emozioni che provi quando esegui una danza di lode e di adorazione? Se si possono esprimere, insomma, queste sensazioni. Esatto, allora in realtà, ma tutte le manifestazioni di danza, ma ecco, quando si danza per Dio, no, è il massimo, perché andiamo proprio veramente tanto in profondità. E tutte le manifestazioni di danza, dicevo, sono relazione, quindi è chiaro che quando danzo una danza di lode per il Signore, è il punto massimo in cui ci si sente uniti a Lui. Anzi, non solo io, ma tanti, anche ballerini di danza, di altro tipo di danza, affermano che quando si danza, ci si sente portati da qualcun altro. Si sente che non siamo più noi. Ecco, io provo proprio questo. Sento
quello che dice San Paolo, no? Non sono più io, ma è Cristo che vive in me. Ecco, io quando danzo sento che c'è lo Spirito, che lo Spirito Santo trasporta il corpo e il corpo si lascia trasportare da questo soffio di vita dello Spirito e si va sempre in una novità. In una novità, quando si danza, il corpo si muove, no? E questo movimento provoca qualcosa che prima non c'era, no? Qualcosa di nuovo, la novità. Ecco, allora danzare per il Signore è qualcosa che ci apre il cuore, ci apre la vita, ci libera perché ci fa uscire da noi stessi, no? Ed entrare in relazione piena con Dio. Io sento proprio questo, sono proprio unita a Gesù, proprio la sposa che si unisce allo sposo. Grazie per aver voluto condividere con noi le tue emozioni. Allora, ricordo ai nostri amici telespettatori il tuo libro, Giuliva di Berardino, L'amore sponsale, un amore che danza, è Fata editrice. Grazie di cuore per essere stata con noi e perché no, alla prossima pubblicazione. Grazie. Grazie.